Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del Moon Journal, in particolare come mi sto trovando in questi primi 3 mesi dell'anno, come lo sto utilizzando, se effettivamente è utile o meno. Infatti sotto al video in cui vi parlo della mia organizzazione per il 2018 in tantissimi mi avete chiesto informazioni al riguardo. Ho aspettato un po' per testarlo, per vedere come sfruttarlo al meglio e raccogliere poi le mie opinioni al riguardo. Ho iniziato ad utilizzare il Moon Journal a gennaio, quindi proprio all'inizio dell'anno, e pensavo mi sarei trovata bene, soprattutto per tener traccia del mio umore, di quello che mi succedeva a livello personale. Purtroppo però, andando avanti con l'utilizzo di questa agenda, mi sono resa conto che ha tantissimi limiti. Prima però direi di parlare delle cose secondo me positive di questa agenda. Innanzitutto la grafica. Lo so che può sembrare una cosa abbastanza superficiale perché si parla di aspetto esteriore, però secondo me la grafica in un'agenda è importante. Non soltanto la copertina, che è molto bella e curata, ma anche l'interno dell'agenda secondo me è fatta molto bene. Ci sono dei colori comunque molto tenui, rilassanti, non c'è mai qualcosa di troppo aggressivo, e secondo me i colori, i toni utilizzati, ma anche il font, per dire, si sposano bene con, diciamo, la filosofia che c'è dietro questa agenda. Trovo che sia un'agenda molto curata nei dettagli e la grafica utilizzata stimola tantissimo l'utilizzo dell'agenda, perché è proprio bello sfogliarlo, dà ispirazione, secondo me, ti motiva ad utilizzare l'agenda, a scoprire qualcosa di più, a leggere. Il secondo aspetto positivo è sicuramente la parte teorica riguardante il ciclo lunare. Infatti, prima di entrare proprio nel vivo dell'agenda, c'è una parte introduttiva teorica che parla dei mesi lunari, dei segni zodiacali, delle attività consigliate in certi periodi dell'anno, le varie routine, le fasi della luna. Verso la fine ci sono anche i cristalli e le erbe abbinati ad ogni segno zodiacale. Insomma, ci sono tante piccole curiosità che io personalmente ho trovato interessanti, soprattutto perché ero interessata al ciclo lunare e a come questo potrebbe influenzare la vita, quindi è stato bello vedere le attività che loro consigliano, le varie routine, se fare o meno mente locale ad esempio per i propri obiettivi. Ogni mese lunare ha, diciamo, un suo tema che viene spiegato mano a mano che si va avanti nell'agenda, e a seconda ad esempio del primo quarto di luna, luna piena, luna nuova, ci sono delle piccole cose che suggeriscono di fare. E da qui passiamo ora agli aspetti secondo me negativi di questa agenda. Tutta questa parte teorica rimane per me molto teorica, non ci sono mai delle indicazioni pratiche che aiutano chi è in possesso di questa agenda ad utilizzarla e sfruttarla al massimo. Non ci sono mai delle direttive pratiche per fare qualcosa di attivo, diciamo, nella vita di tutti i giorni, né di come utilizzare in maniera appunto attiva questa agenda, nel senso fare una lista, disegnare, fare un grafico. Assolutamente no, ognuno è libero, e questo può essere comunque una cosa anche positiva, perché alla fine se uno ha un proprio metodo di organizzazione è incentivato ad utilizzare quello e a personalizzare l'agenda. Se però una persona volesse, non so, sfruttare questa agenda per tenere traccia giustamente anche dei giorni dell'anno, della settimana, del mese, è un po' più faticoso, perché c'è una pagina ad ogni inizio del mese lunare con semplicemente dei numeri, disposti tra l'altro in maniera abbastanza confusionaria. Non è facilissimo, quando si accede a questa pagina introduttiva, capire subito in che giorno del mese siamo, ma soprattutto capire di che mese stiamo parlando, perché come vi dicevo si tratta di mesi lunari. Quindi ad esempio nella pagina che vi stavo mostrando il mese va dal 21 maggio al 20 giugno. È un'organizzazione molto confusionaria per me, che sono sempre stata abituata alle agende classiche, ma penso che lo sarebbe per chiunque, perché non c'è una netta divisione dei mesi, i giorni sono tutti assieme in maniera abbastanza approssimativa, quindi non è facile districarsi in questa prima pagina. Proseguendo ci sono poi delle pagine bianche, vuote in realtà, perché sono a righe e possono essere sfruttate come uno meglio crede. Ripeto, è una cosa che sicuramente può essere utile, perché ognuno lo personalizza e lo utilizza come meglio crede, però dall'altra parte, non essendoci delle linee guida, ci si può ritrovare anche spaesati. Quello che ho fatto io è stato sperimentare in questi 3 mesi di utilizzare l'agenda in maniera
differente, cercando di sfruttarla sempre al massimo. Purtroppo però non mi sono trovata benissimo. Allora, quello che ho fatto io è stato colorare i giorni del mese a seconda del mio umore, quindi mi sono fatta una leggenda con tutti i colori e man mano che andavano avanti i giorni coloravo le caselle. In questo modo ho una panoramica, diciamo, abbastanza generale di come è andata in questo mese qua. E fin qui nulla da dire. Ho cercato poi di pormi degli obiettivi, delle cose da fare all'interno di questo mese, cosa che in parte mi è riuscita, in parte non, perché forse per cosa mia personale la divisione in mese non è così ben chiara e precisa, non è intuitiva e quindi spesso passa il tempo e nemmeno te ne accorgi. Inoltre non ci sono richiami all'interno dell'agenda che ti lascino pensare, che ti aiutino a capire in che giorno sei della settimana. Non è, dal punto di vista organizzativo, non è il massimo. Ho cercato poi di fare dei tracker, quindi di tenere traccia, ad esempio, dell'acqua che bevevo, delle ore di sonno. Una cosa normalissima che vedo fare anche diversi bullet journal, per esempio. Ho cercato poi di fare delle liste, ho dovuto accorpare le cose da fare in un'unica pagina perché essendo le pagine così vuote, veramente poche, bisognava comunque selezionarle, quindi non potevo dedicare neanche un quarto di pagina per un giorno della settimana, dovevo farmi una lista unica. Una cosa che non mi dispiace fare, ma anche qui non hai la concezione del tempo e può creare problemi. Ogni tanto mi scrivevo delle frasi, diciamo, motivazionali, ma utilizzando l'agenda soltanto nella parte generale dove c'era la panoramica di tutti i giorni e nella pagina del tracker e delle cose da fare, non sempre accedevo a queste pagine con dediche, con frasi, quindi è una cosa che non ho continuato poi a fare. Ho introdotto nell'ultimo mese poi un nuovo tracker dedicato alla lettura. Mi segnavo ogni giorno se leggevo, che cosa leggevo e per quante ore. È una cosa che mi è piaciuta tanto e che sicuramente continuerò a fare perché mi aiuta a tenere sott'occhio, diciamo, le mie letture anche così in maniera generale. Sono tutte colorate in maniera differente, quindi già a colpo d'occhio so per quanti giorni ho letto un fumetto, un libro e così via. Più che un'agenda, un journal come viene descritto, mi sembra un semplicissimo quaderno in cui poter annotare ogni tanto i propri sviluppi, obiettivi, pensieri. Non la vedo come qualcosa utile a livello di organizzazione, soprattutto per tenere traccia di qualcosa, perché non ci sono gli strumenti appunto per farlo. C'è una panoramica generale all'inizio del mese lunare che non permette in maniera attiva di programmare, tenere traccia dei giorni, di quello che accade in questi giorni. Io sicuramente continuerò ad utilizzarlo proprio come quaderno per annotare magari dei pensieri, delle frasi e soprattutto continuerò la mia lettura della parte diciamo teorica perché all'inizio di ogni mese lunare ci sono comunque delle piccole informazioni riguardo a quel mese. Continuerò quindi sicuramente a leggere e sfogliare il journal per avere maggiori informazioni al riguardo, è una cosa che comunque mi incuriosisce. L'effetto della luna, del ciclo lunare sulla vita delle persone, anche se come filosofia di vita, diciamo, non mi rispecchia, non penso di credere così tanto all'influenza della luna. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi utilizzate il Moonjourner, se vi trovate bene o meno, quali sono secondo voi i punti di forza e le criticità invece di questo sistema. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!